abbiamo dato la parola e l'abbiamo mantenuta. Oggi questo è un bellissimo ospedale che dà serenità a tutte le famiglie di Agropoli, ma che rappresenta anche un elemento di certezza per i flussi turistici, per gli operatori commerciali, e dunque davvero credo che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Quindi cerchiamo di avere fiducia, finché ci sto io la parola data sarà mantenuta fino alla fine. Questa mattina, giovedì 9 luglio, presso l'ospedale civile di Agropoli si è tenuto un incontro per illustrare la riorganizzazione delle attività nel presidio ospedaliero. Alla conferenza stampa il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, ha sottolineato che il ritardo per la riapertura, che era previsto entro fine giugno, è stato dovuto a causa dell'ASL di Salerno, perché bisognava completare i contratti di assunzione dei cardiologi, degli anestesisti e anche di due farmacisti che sono stati assunti per fare le preparazioni dei farmaci. Come potete vedere ancora oggi abbiamo percorsi separati, quindi non abbiamo seguito il modello lombardo. Chi arriva qui oggi ha la possibilità di non trovare promiscuità o contatti con altri reparti. Abbiamo 3 posti di terapia intensiva, anche post-operatoria, pronto soccorso 24 ore su 24, 2 chirurgie, abbiamo visto 2 sale chirurgiche davvero molto belle. Credo che sia una struttura davvero di eccellenza che abbiamo realizzato nel territorio. Presidente, lei ha parlato di pronto soccorso attivo, ma i codici rossi arriveranno ad Agropoli? Codici rossi no, perché significa farli morire. Codice rosso significa un ragazzo che ha avuto un incidente motociclistico, che ha un politrauma cerebrale ortopedico, è evidente che deve andare nella struttura in cui si salva la vita. Ma come voi sapete, il 90% degli accessi ai pronto soccorsi non sono codici rossi. Quindi nel 90% dei casi noi avremo la possibilità di dare assistenza a chi arriverà al pronto soccorso. Nei casi più gravi si va nel DEA di secondo livello, o si va addirittura al Cardarelli a Napoli, o si va in altre strutture attrezzate, perché noi dobbiamo salvare la vita dei cittadini. E quali saranno i codici che arriveranno al pronto soccorso di Agropoli? I codici che sono compatibili con le strutture che abbiamo ad Agropoli. A rimarcare quanto affermato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca riguardo ai codici rossi e chi potrà ricevere assistenza al pronto soccorso agropolese, anche il direttore generale dell'ASL Salerno Mario Iervolino, che inoltre però ha aggiunto che la struttura ospedaliera in futuro sarà potenziata. Rispetto ai codici rossi che possono arrivare, è chiaro che il politrauma qua non può arrivare, perché non c'è un'ortopedia, non c'è una neurochirurgia, non ci sono attività di supporto che possono essere tali da dare sicurezza. Si mette in sicurezza il paziente, anche se arriva con mezzi propri, si mette in sicurezza il paziente e si trasferisce in quello che è l'ancora che diceva prima il Presidente, che diventa il DEA di secondo livello, che è Vallo, nella peggiore delle ipotesi. Questa è la situazione, poi fondamentalmente si può fare tutto, perché le condizioni di sicurezza sono dettate, per quanto mi riguarda, faccio il medico prima di fare il direttore generale, dettate dagli anestesisti, dalla guardia anestesiologica e dal servizio di cardiologia, che è una novità in questo ospedale. Quindi il servizio di cardiologia sugli H24 diventa essenziale rispetto a questo percorso. Allora, direttore, per chi invece parla delle assunzioni a 6 mesi e quindi mette in dubbio eventualmente la possibilità che poi il personale medico possa eventualmente, che cosa risponde? Rispondo che noi abbiamo per gli infermieri una graduatoria di mobilità, per la quale è chiaro che nel periodo Covid le aziende che dovevano lasciare dare l'autorizzazione al trasferimento non l'hanno data, giustamente. Adesso i mesi che ci servono per il tempo determinato saranno prodromici per avere poi dalla graduatoria di mobilità il personale a tempo indeterminato. Come ha detto il Presidente, che abbiamo sforato di una settimana rispetto al 30 giugno, questo ci è servito per recuperare delle professionalità. Abbiamo chiuso l'avviso pubblico per i cardiologi e quindi i 10 cardiologi solo per questo territorio, perché non dimenticate che non avevamo cardiologi all'ospedale di Vallo, e quindi i 10 cardiologi saranno tutti tra Vallo e ad Agropoli, 7 a Vallo e 3 ad Agropoli. Significa che abbiamo di fatto rafforzato, gli anestesisti sono stati contrattualizzati, i medici di pronto soccorso ci sono, abbiamo investito anche sul 118 da dove ci dovessero essere delle carenze rispetto al pronto soccorso, penso che abbiamo di fatto, i radiologi ci sono H24, i laboratoristi H24, penso che di fatto abbiamo rafforzato e concretizzato il ragionamento. Anche pensare che l'ospedale di Agropoli sarà potenziato in futuro, oltre a quello che già c'è all'interno adesso? Sì, sicuramente sì, sarà potenziato. Ho detto anche nei passaggi che ho fatto che immagino di portare interventi di chirurgia vascolare, urologia e di oculistica su questo territorio.